Incredibile, ma ripeto, non è tanto perché ha vinto la prova, ma è il distacco con cui l'ha vinto, che è un distacco significativo. Ciò non toglie però che ha vicinissimi sia Negri col 14, sia Saglio con il 15, che sia il 18 Beltrami, che sostanzialmente diciamo hanno preso un secondo scarso. Ecco, è sempre una bella lotta, però Cannella e Pozzi partono handicappati. Ecco, abbiamo visto la partenza qui di Giovanni Lorenzina con Angelo Borzola sulla Renault Clio RS. Ringraziamo anche Vincenzo Amato per il supporto della partenza, lo ritroveremo poi al riordino di Trontano con tutte le interviste per il bilancio di prima giornata del rally. Quindi ringraziamo il contributo di Vincenzo Amato. Noi siamo sempre sul rally qui, la prova speciale numero uno da Druogno, per seguire minuto dopo minuto l'evolversi di questo rally. Abbiamo detto del tempone di Ridman, 1.59, l'unico a stare sotto i due minuti per quanto riguarda la PS1. Poi ci sarà la PS2 di Crodo Mozio, 9,6 km, davvero importanti, che concluderanno la prima giornata del rally delle Valli Ossolane, questa edizione numero 40 che si svolge su due giorni. Domani altre quattro prove speciali da ripetere due volte. Si comincerà con Monte Crestese, poi con Galasca, Cossogno e Aurano, la prova più lunga 10,6 km, la Montecrestese 10,2 km. Ricordiamo, programma di VCO assolutamente da non perdere, 12:30 di domenica, speciale Azzurra Sport sul rally con tutte le prime quattro prove del mattino, poi alle 19:30 lo speciale delle 20:30 con tutte le immagini del vincitore. Domani ci sarà l'arrivo a Druogno intorno alle 19:00. Qui continuiamo a vedere nella prova spettacolo davvero tantissima gente, qui Lorenzina con il Clio, e quindi ci apprestiamo, diciamo così, a vivere, a entrare nel vivo del rally per quanto riguarda la classifica, perché ci sarà la seconda prova di Crodo Mozio. Qui abbiamo il numero 52 Alfredo Minesi con Lorenzo Zani su Peugeot 206 RC. Continuiamo a seguire Tanino, adesso diciamo così non sono più uomini di classifica, comunque la prova spettacolo tiene sempre il suo fascino. Ma adesso ritengo che la prova spettacolo diventi proprio più spettacolo, perché sono tutti i piloti che corrono proprio per divertimento, avranno gli amici, i parenti, le fidanzate, e allora ci daranno dentro e verranno fuori dei numeri, qualcuno si girerà, qualcuno toccherà qualcosa, eccetera. Ricordiamo che l'unico incidente, diciamo così, un po' di rilievo senza conseguenze è stato quello di Barbieri col 19, quello del 31 che ha un po' rallentato il 32, però grosse cose non ci sono state, per fortuna, diciamo. Non è una prova da fare incidenti, può venire fuori un problema solo sulla rottura meccanica, com'è che è avvenuto, perché qui questi rettilini segnati poi da curve secche mettono a dura prova freni, sospensioni, semiassi, di conseguenza una rottura è sempre possibile. Dunque continuiamo a seguire il numero 53 che in questo momento è Gaetano Mazzetti con Maria Landolini, un'altra Clio Williams sempre del gruppo N3. Ricordiamo che la 6, il gruppo A6, comincerà con il numero 86 che sarà proprio Danilo Meglio, 44 anni di Impero, che ha vinto il Bicchiere, che ha vinto il rally delle Valli Morbida vicino a casa sua, è uno di quelli che dicono che vada molto forte. Ovviamente, come diceva Tanino, ha 50 cavalli meno rispetto ai primi, e tra l'altro i primi ottimi concorrenti rispetto agli altri anni, davvero importante. Due parole anche su Franco Uzzeni, che non ci può essere, sarebbe stato un piccolo vantaggio Tanino, perché non correva di notte il buon Franco, magari avrebbe fatto il... Non esistono confini. Un'offerta esclusiva e su misura per soddisfare le esigenze dei lavoratori frontalieri. Maggiori informazioni presso le filiali della Banca Popolare di Intra. Velvet Underground a Vogogna. Ristorante e pizzeria. Venerdì e sabato disco bar. Velvet Underground. Uscita Superstrada. Vogogna. IBR. Centro Team. Punto 187. IBR. Specialisti in telecomunicazioni. Inox Design, recinzioni, cancelli, balconi, prodotti in acciaio inox satinato, unici, sicuri, innovativi. Inox Design, a Gravellona Toce. La miniera della pizza. Pizza da sporto cotta nel forno a legna e consegnata direttamente a casa vostra. La miniera della pizza. Qualità, servizio,
in piazza Rosselli a Domodossola. Eliossola SRL, trasporti con elicottero. Macchine adatte a qualsiasi tipo di intervento, affidate a personale altamente specializzato con una vasta esperienza sul territorio. La frequenza dei lavori nelle vallate rende possibile l'abbinamento di più trasporti con conseguente riduzione dei costi. Eliossola SRL, lavoro aereo, trasporto pubblico passeggeri, fotografia. Bossetti, dal 1960. Specializzati nella vendita, assistenza e noleggio di attrezzature e macchine per l'edilizia, l'industria e le cave. Bossetti, via Sempione, avvisate di Crevola d'Ossola. Finalmente in Ossola apre Oasi, il tuo disco club. A Crevola d'Ossola, in località Oasi. Inaugurazione venerdì 25 giugno alle 23. L'estate 2004 è Oasi. Con lo Solano, giudici fatica su Fiat punto 1006 e Nicolini il numero 20 con...